Sulla nostra regione sta per aprirsi una fase di tempo molto instabile che determinerà precipitazioni a prevalente carattere di rovescio con possibilità di forti temporali. Dunque, per alcuni giorni non sentiremo più parlare di anticiclone africano, di afa e di temperature di 40 gradi centigradi. Il promontorio subtropicale prenderà altre vie, espandendosi verso le isole britanniche e sul suo bordo orientale scivolerà un vortice in quota colmo di aria fresca che entro la giornata di sabato si posizionerà sulle nostre regioni centro-meridionali, causando condizioni di marcata instabilità anche sulla nostra regione. La presenza tra il Mediterraneo orientale e l'est europeo di un altro promontorio anticiclonico rallenterà notevolmente il moto verso levante di questa circolazione depressionaria, facendola così insistere almeno per 72 ore sul nostro meridione. Non avremo piogge continue e persistenti, bensì frequenti rovesci a sfondo temporalesco che localmente potrebbero risultare anche intensi. Le aree maggiormente interessate dai fenomeni dovrebbero risultare quelle a ridosso della catena appenninica e segnatamente tra il pomeriggio e la serata. Ovviamente caleranno ulteriormente le temperature, specie durante i fenomeni, ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 17 luglio, nelle ore notturne e al primo mattino, quindi mi riferisco alla prossima notte, condizioni di cielo molto nuvoloso lungo la costa ed in mare aperto, dove saranno possibili rovesci temporaleschi. Nel corso della giornata si svilupperanno sistemi nuvolosi di tipo cumuliformi lungo tutta la dorsale appenninica, con precipitazioni anche intense e locali grandinate. Temperature in diminuzione, sensibile durante le precipitazioni, venti tra deboli e moderati da ovest-nord-ovest con raffiche improvvise durante i fenomeni, mare molto mosso. Domenica 18 ancora condizioni di spiccata instabilità, con cielo che al mattino si presenterà irregolarmente nuvoloso, ma con rapido incremento della nuvolosità dal pomeriggio, nuvolosità che sarà associata a precipitazioni a carattere di rovescio a sfondo temporalesco. Va sottolineato che i fenomeni non interesseranno in maniera omogenea l'intero territorio regionale e inoltre non mancheranno lunghe pause asciutte. In serata la fenomenologia tenderà ad attenuarsi. Temperature senza particolari variazioni, venti deboli settentrionali e mare mosso. Lunedì insisteranno ancora condizioni di tempo instabile con ulteriori brevi precipitazioni, segnatamente nel corso del pomeriggio. Da martedì 20 l'alta pressione tenderà ad espandersi verso levante, allontanando così il vortice depressionario verso il Mediterraneo orientale. Ritorneranno gradualmente condizioni di tempo stabile con temperature che tenderanno a salire, questo tra mercoledì e giovedì della prossima settimana. Ma per maggiori dettagli invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Bene, termino qui. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.